raccontano i fatti, infatti. A un certo punto, 10 ragazzini, 7 ragazzini e 3 ragazzine. I 7 ragazzini, capisci, che avrebbero avuto vita breve, nel senso meno delle donne, correvano in mezzo al tavolino. Poi andavano dentro al bagno, accendevano il fono, si bagnavano le mani, no? Poi, e le ragazzine lì. Si vedeva che morivi prima di lei, si intuiva. Ma tu l'hai visto i maschietti, ragazzi? Tu già via, carina. No? Quando avessi a carnevale, ci vuole capoccia. E il ragazzino, così, da Zoro. Da Garzia, vaffanculo. Il ragazzino. La femminella si avesse tutte cose facili. Principessa, fatina, cabacchettina, il maschietto da santo, canta, tutta roba di fambuccio di culo così. Io mi vestivo da coi boy. Aspetta, senza batti le mani perdiamo tempo, non c'ho tempo. Batti le mani, ecco, apro un'altra tesi sul batti le mani, signora. Marito? Moglie? No, marito, cioè moglie, chiaro. Batti le mani, perché batti le mani? Stiamo qui tra amici. Ma tu vai a casa di su a cena e batti le mani dopo che porti i gnocchi. Ci ha portato i gnocchi, brava Lucia! E batti le mani. E qui siamo tra amici, non so scherzato, dico seriamente, no? Hai capito? Perché questa regola, io mi è venuta in mente, su colpi geniali, sull'aereo. Racconto questo aneddoto che ho raccontato, ma lo racconto. Atterriamo, vabbè, vado veloce. Vuoi sapere tutta la storia o solo un pezzo? Tutta la storia. Già che ci stiamo. Ripeto, per chi l'ha sentita, sa, risente che fa ridere, sono d'orto. Perché ho passata io. Perché sa, perché il romano è di animo cattivo. E il romano, quando ti vede che caschi, ti esce il sangue, lui ti dà una mano perché agire. Oh, che ti sei fatto? Appena si allontana fa, dato una capocciata, ha dato. E cioè, se non ci sarebbe la fila dall'altra porta di incidente, Maria Lucia, va massa il culo, qui scorre, sei cattivo. Una volta, vado veloce. Ma che veloce, tu che ti manna veloce, pare. No, vedete uno spettacolo, d'estate, ombre del Colosseo, conoscete. Sedie di plastica, hai visto quelle 2 euro? Quelle di plastica? Che va via una gamba, spariscono le persone, hai visto, no? Si allarga una gamba, a un certo punto stavamo con un amico mio a vedere così, cioè se si sente fa così. Si intuisce, questa sedia e questo signore va giù. Casca, lo tiriamo su, pure imbarazzati. Non si può, vabbè, grazie, no, non mi sono fatto niente, però la schiena. Hai visto, sempre così, non è niente. Sta amico mio, no? Si chiama Roberto, un amico mio. E io dico, ma sai, la faccia che botto fa. Questo è un mondo, è un passepartout per dire qualsiasi cosa. Io perché che? Me ne ero pure accorto che se stava rompendo. No, no, senti la filosofia! Cioè, me ne ero pure accorto che se stava rompendo. Dico, perché non gliel'hai detto? Mi ha detto, ci ho pensato. Poi ho detto, ma sti cazzi. E il signore è cascato. Ci ho pensato, ma sti cazzi.